Nella mattinata di oggi, nell'ambito di un'indagine coordinata dal procuratore della Repubblica di Paola, dottor Pierpaolo Bruni, e i sostituti procuratori, la dottoressa Maria Francesca Cerchiara e la dottoressa Teresa Valeria Grieco, finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere, nonché ad un decreto di sequestro preventivo emessi dal GIP del Tribunale di Paola, la dottoressa Rosa Maria Mesiti, nei confronti di due persone. Uno ex consigliere della Regione Calabria e l'altro ex sindaco del comune di Amantea. Indagine per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode d'esercizio al commercio, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, calunnia e tentata estorsione. In particolare, l'attività d'indagine svolta alla Fiamme Gialle della Compagnia di Paola e dalla Tenenza di Amantea ha consentito di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti degli indagati. Si tratta di padre e figlio, entrambi residenti nel comune di Amantea, i quali nell'esercizio di un'azienda agricola hanno commercializzato 41 kg di olio dichiarato essere falsamente proveniente da agricoltura biologica, in quanto ottenuto mediante l'impiego di fertilizzanti e pesticidi vietati in tale tipologia di produzione agricola. Gli indagati, infatti, tramite attestazioni mendaci e l'occultamento delle fatture di acquisto dei prodotti chimici non ammessi che venivano sistematicamente utilizzati nei campi, traevano in inganno l'organismo certificatore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ottenendo da quest'ultimo il rilascio dell'attestato di operatore agrobiologico, grazie al quale potevano immettere sul mercato il falso olio biologico, traendone un profitto pari a più di 150.000 euro, oltre che percepire specifici contributi dall'Unione Europea e dalla Regione Calabria per un ammontare di circa 114.000 euro. Il profitto di questi reati, tramite una serie di operazioni finanziarie abilmente concepite al fine di dissimulare l'origine delittuosa, è stato poi reimpiegato per l'acquisto di un compendio immobiliare sito nel comune di Serra d'Ariello, avvenuto nell'ambito di un'asta fallimentare. Le indagini condotte hanno anche permesso di ricondurre la proprietà di fatto sia dell'azienda agricola che degli immobili successivamente acquisiti all'ex consigliere regionale già colpito in passato dalla misura di prevenzione patrimoniale. In particolare è stato sottoposto a sequestro il 50% di un complesso immobiliare nel comune di Amantea in provincia di Cosenza, nel comune di Serra d'Aiello in provincia di Cosenza, nonché denaro ed altre utilità nella disponibilità degli indagati. Un'operazione che riguarda una truffa rispetto al fatto che l'olio non fosse biologico, ma anche per i fondi regionali che sono stati incamerati. Sì, riguarda appunto condotte fraudolente in materia di biologico. L'ordinamento prevede che nel momento in cui un imprenditore fa uso di o comunque si occupa di coltivazioni biologiche possa e debba avere delle sovvenzioni pubbliche per bilanciare i mancati introiti rispetto alle colture diciamo normali e non biologiche. Quindi evidentemente c'era una doppia locupletazione, una per effetto del finanziamento e l'altra per effetto della maggiore produzione rispetto all'utilizzo di prodotti chimici. C'è stato anche un avvicinamento a un maresciallo della finanza per cercare di, rovinargli la reputazione? Sì, abbiamo ricostruito una condotta di calunnia reale, poiché si è tentato di delegittimare l'operato di un maresciallo della Guardia di Finanza, creando le tracce, ovviamente false, del delitto di corruzione. È stato ex sindaco di Amantea, ex consigliere regionale. Chi è Franco La Rupa? Ma Franco La Rupa, per quanto riguarda l'indagine, è un soggetto che ha posto in essere appunto una condotta fraudolenta di truffa, autoriciclaggio, i fatti per cui è attualmente stato sottoposto a custodia cautelare. Procuratore, un'indagine che è partita controllando una serie di fatture che attestavano l'acquisto di pesticidi e che comunque collidevano con l'idea di un prodotto bio. Sì, sicuramente questo è un dato oggettivo che ha consentito poi di ricostruire tutta una serie di dettagli e di circostanze che hanno portato poi all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. E poi c'è anche l'ipotesi dell'autoriciclaggio con l'acquisto di beni in alcuni territori. Ci può spiegare un po' quest'altro aspetto di indagine? Sì, perché ovviamente non ci siamo fermati al momento in cui nelle casse della società entravano le somme di denaro, ma abbiamo voluto anche
anche seguire i flussi finanziari per verificarne la destinazione. Nel ricostruire appunto questi flussi finanziari attraverso accertamenti bancari abbiamo dimostrato documentalmente che questi flussi finanziari servivano e sono serviti per l'acquisto di una parte di un complesso immobiliare oggetto di una procedura fallimentare.